Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Leggende Pokémon Arceus. Oggi sfida al Pokémon Electrode di Hisui. Non so quanto potrà essere complicata questa sfida, ma affrontiamola. Vediamo un po' il Capitano Melio, cosa ci dirà a proposito, se ci dà qualche consiglio, ma non credo. Sei comunque così imprudente da affrontarlo? Non mi tirerò indietro, no, no signore. Ammetto che hai un certo fegato, ma ascoltami bene. Indugiare contro Electrode significa lasciarci le penne. Indugiare. Ah, questa è la grotta che si vede anche nei trailer. Che fa? Ah, lancia delle sfere elettriche. Oh mio Dio! No, 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 no! Devo andargli contro? Vabbè però, sì! Accidenti! Vabbè però, scusa! Quindi? Vabbè, sì, allora, senti. No, però, no, 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 no. Sta sfera si esaurisce mai? No, 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 allora, no, no. No, senti. Per quanto si espande! Ah, lancia in campo un Pokémon nel lotta. Dove... Dove ce l'ho il Pokémon? Non ce l'ho! Mannaggia! Vabbè, ho capito. Vabbè, io continuo a scappare, comunque. Sì, eccola là, va. Vabbè, ora posso... ok, ora si stanca in teoria, vero? Vai. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Vabbè, allora. Oh, meno male. No, perché sennò cominciavamo bene. Cioè, tuono me lo devastava, cavolo. Paralizzava quasi sicuramente. E io... Ah, muoio. Oh. Ah, aiuto! Questa sarà abbastanza lunga come lotta, mi sa, eh. Si prospetta lunga. Prima non ha lanciato nessuna sfera di energia. Quindi se dovesse imbrogliarsi per conto suo. Eccola là, ok. Perfetto. Voglio rimando Typhlosion. Ok. Bene. Mi sa che attacca di nuovo lui per primo, vero? Sì. Ovviamente, con onda. Ovviamente.
Vai. Eccola là, ti pareva, ce lo sapevo. Come ti sbagli? No, normale. Mannaggia. Ah, vabbè, comunque erba, vabbè. Ok, oh, oh, più veloci queste, più veloci? Più veloci, sì, sì, più veloci. Ah, anche gli attacchi dei mob sono più veloci, sì. Ok. Ragazzi, ragazzi, che roba questa. Mamma mia. Per un pelo. Tononda, vabbè, me l'aspettavo Tononda, effettivamente. Sono sincero, me l'aspettavo. Dai, potente, perché voglio far... mamma mia, però... ovviamente ora va KO, certo. Il roll alto ci voleva, no? Fango bomba con Sligu, che è super efficace. Però non ce l'ho potenziata. Ce la farò? Non ce l'ho fatta, lo sapevo. Eccola là. Mi attacca 4 volte di fila. Ok, allora. Dai. Scappa, oh. Non mi correva. Ah, ma non posso neanche sprintare poi. Ho mandato Flozzle per sbaglio. Non volevo rifletterci troppo. Che fa? Suono, vabbè. L'ho messo in conto comunque che sarebbe morto appena entrato in campo Flozzle. L'ho messo in conto assolutamente. Non ci ho pensato neanche un secondo. Dove vai? Lo so, l'ho giocata male, vabbè, dai. Non importa. Perché mi ha selezionato Typhlosion, che era esausto. Invece di premere L ho premuto R. Ho un attimo panicato perché ho visto che prima si è ripreso subito. Proprio senza neanche perderci un secondo. Quindi ho detto meglio mandare uno qualsiasi, poi dopo recupero. Wow. Non male come lotta. Pensavo peggio, eh. Pensavo peggio davvero. Tostarello, bello però. Mica l'avevo visto Electrode di Hisui. La bocca, vabbè, è disegnata proprio, si vede. Cioè, è come dovrebbe essere, appunto. Ha ricevuto la lastra saetta, bene. Che disastro! È vero. Ho collaborato alla creazione di quell'Esper Zen, ma ora che abbiamo perso la protezione del sommo sinno, mi rimane solo una gran tristezza. Perché? A me sembra che Electrode sia sollevato ora che non soffre più. Oh, andiamo, Damon! Dici così solo perché è questo che vuoi credere, te lo dico io. Non me ne faccio nulla delle tue prediche, bello mio. Che pensi di fare se il sommo sinno se la prendi con noi, eh? Arrivato a destinazione in orario. Non è vero. E tu perché sei tornato?
Scortare Link nel suo viaggio mi è stato estremamente utile. Credo di aver recuperato parte dei miei ricordi. Si tratta di fatti relativi al mondo in cui immagino vivessi prima di perdere la memoria. Ma una cosa mi chiedo. Lui non è venuto dallo squarcio spazio-temporale? Se anche lui è caduto dallo squarcio spazio-temporale, perché a lui non fanno problemi ma a me sì? Cioè, anche lui indossa vestiti strani per quest'epoca, no? Però è diventato un capitano del Team Perla. Infatti di Sneasel era lui il capitano. Comunque, vabbè. Gran parte degli esseri umani laggiù è solita catturare i Pokémon e coltivare con loro rapporti di sostegno reciproco. Tra loro vi sono persone particolari, note a tutti come allenatori. Vale a dire esseri umani che, mettendo alla prova se stessi e i propri Pokémon, si impegnano con assiduità per arrivare alla destinazione scelta. Così facendo, gli allenatori raggiungono via via maggiore intesa, non solo con i propri Pokémon, ma anche con le persone e i Pokémon che affrontano. Persone e Pokémon possono intraprendere insieme percorsi altrimenti preclusi. Se ci ostiniamo a ritenere di non poter essere alla loro altezza o a temerli più del necessario, il progresso resterà per sempre fuori portata. Capisco. E il mondo da cui sei venuto tu è un posto simile, Link? Sì. Quindi esiste un posto simile. Quindi chi pensava che questo fosse un isekai ora ha la certezza che non lo è. Capisco. Ora mi è tutto chiaro. Non sono solo i Pokémon a dover essere forti. Anche l'incredibile Mary deve migliorarsi e diventare abbastanza forte da riuscire a guidarli e farli diventare imbattibili. E il giorno in cui avrò fatto onore a questo proposito, il sommo Sinnoh sarà colmo di gioia. Damon, parlami di nuovo degli insegnamenti del sommo Sinnoh tramandati nel nostro team. Ok, apri bene le orecchie. Non darti pena, non cedere alla rabbia. Sii per ogni creatura un amico fidato. Non darti pena, non cedere alla rabbia, poiché quando il sommo Sinnoh è in pena, il tempo arresta il suo corso. Fantastico, complimenti. Ognuno di noi impegnandosi con assiduità arriva di certo alla destinazione scelta. E la tua destinazione, Link, è il prossimo re. Ora mi congedo definitivamente e faccio ritorno al villaggio Giubilo. Mi auguro che il tuo esempio possa mostrare alle genti di Hisui che i Pokémon non vanno temuti. I Pokémon non sono affatto creature pericolose. I Paras e i Parasect dicono diversamente, comunque. Con il tuo permesso mi avvio. Soruan attende il mio rapporto. Rendere onore al passato per costruire un futuro migliore. Forse è questo che ci chiede Sommo Sinnoh, padrone del tempo e creatore dell'universo. Io, Meliu, affinerò la mia tecnica per far splendere Electrode più che mai. Ne sei convinto? Oh, ok. E questo è quanto, non c'è altro qui, giusto? Riferisce il direttore Soruan che ha portato a termine la missione. Vabbè, allora voliamo verso... io qua poi devo ancora entrare. Porta di roccia e porta di roccia per qua sopra. Mi riposo comunque, eh. Certo che sta sfida non è stata per niente facile. All'inizio mi ha un attimo spiazzato, ma poi liscia come l'olio. Cioè, nessun danno, voglio dire. Facciamo rapporto. Un bel po' di soldini ci volevano. Bene, basterà completare qualche task del Pokédex e poi posso salire di rango. Anche se credo che mi servirà salire di rango per il prossimo re. Torna al villaggio e informa Soruan su... quindi me lo fa in automatico. Va bene. Capisco. Quindi meglio pensa che Sommo Sinnoh voglia metterci alla prova inducendo i Pokémon regali alla collera. Non so se questa teoria sia fondata o meno. Tuttavia, mi chiedo... perché colui che chiamiamo Sommo Sinnoh scatenerebbe una simile collera nei Pokémon? È adirato per qualche ragione? O forse vuole minare i rapporti tra esseri umani e Pokémon? Purtroppo non c'è dato di comprendere i pensieri dei Pokémon. Eppure, non posso fare a meno di domandarmi cos'è questo squarcio spazio-temporale? Perché mai si è aperto? Ad ogni modo, credo che tu sia stanco. Va dalla tua valletina e recupera le forze. Ho provveduto ad avvisare Rampei. Ti servirà i migliori moci di patate che tu abbia mai mangiato.
E anche questa è finita. Sono sollevato. Oggi offre Sorwan. Addio. Che pregevole aroma. Come può l'appetito di un uomo venire stimolato a tal punto? E pensare che in genere il capo non fa che sottolineare che dobbiamo risparmiare finché il viaggio non raggiungerà una certa stabilità. Right. Ma l'ho udito dire che i progressi delle ricerche hanno condotto a una più efficiente raccolta di materiali. Chi l'avrebbe mai detto che qualcuno giunto da uno squarcio spazio-temporale avrebbe soccorso le genti di Hisui? A questo mondo succedono davvero cose sorprendenti. Link si è guadagnato la fiducia di tutti portando a termine missioni perigliose. Il comportamento è uno specchio in cui ognuno rivela la propria immagine. Non potrei essere più d'accordo. Non ha bisogno di spiegarci le sue intenzioni, ce lo dimostra con le sue azioni. Questa è una rima. Per questo motivo non ha rilevanza chi sia Link davvero. Per noi sarà sempre un membro della squadra di ricerca e un alleato del villaggio Giubilo. Il giorno dopo. Siamo svegli di buona lena. Alzarsi presto non è così male. Pur svegliandoti a sorgere del sole, dubito tu abbia chissà cosa da fare. E invece ti sbagli. Chi dorme non piglia Magikarp. E comunque Sorwan mi ha mandato a chiamare. Beh, lo stesso vale per me. Per di più ho fatto molta strada per venire qui. Mi sono sicuramente svegliata prima di te. Certo che sei pesante già di primo mattino. Non serve fare scenate su chi si è svegliato prima. Beh, vieni anche tu, no? Anche se sappiamo già entrambi di che si tratta. Il prossimo regale? Inoltre la sede è proprio qui accanto, non c'è molta strada da fare. Sì, va bene. Lo so che è qui accanto, ci vivo qui. E dunque? Finora hai pregato ben 4 Pokémon regali. È stata dura. Quando è arrivata la notizia della collera dei Pokémon regali in tutta Hisui, mi sono preoccupata. Non riuscivo a immaginare come avremmo potuto risolvere questo problema. Siete voi, capitani, dovreste saperlo. Chi si aspettava che uno straniero sarebbe caduto dal cielo per salvarci tutti? Non divaghiamo. Resta un ultimo Pokémon da placare. Si tratta di Avalug sui ghiacci candidi. Quindi Avalug di Hisui. Stando a quanto riferisce Perula, è più temibile tra i Pokémon regali. Ti ordino quindi di andare a placare Avalug, l'ultimo re in collera. Forse ciò sortirà qualche tipo di effetto sullo squarcio spazio-temporale. Ovviamente avrai l'aiuto del Team Perla, ma anche Team Diamante si unirà al Team Galassia per darti manforte. Insieme garantiremo un futuro radioso a Hisui. Ci vediamo nelle fredde terre dei ghiacci candidi allora. Eh già, ma non in questo episodio, no. Per quanto tu sia in grado di placare questi Pokémon in preda alla collera, resti uno straniero caduto dal cielo. Ci sarà sempre chi diffiderà di te. Tuttavia puoi conquistare la fiducia dei più, e per farlo non hai altra scelta che dimostrare la tua onestà di intenti. Va bene, Sorwan. Oi. Ma... Povero Marble! Si è ricomposta? Dunque, per questa spedizione dovrà esplorare i ghiacci candidi. Con il suo clima estremo è il luogo più inospitale dell'intera Hisui. Non esagero se dico che tu sei l'unico a cui possiamo affidare la spedizione sui ghiacci candidi. Ecco cosa mi aspetto da te. Porta a termine la missione che ti è stata assegnata. E vabbè, questo sketch comico non è che abbia qualche strano effetto, Però... è come se ci volessero far vedere Selina, che comunque è una donna, nonostante sia tutta ad un pezzo. Anche lei è soggetta ad alcuni Pokémon meno belli, se vogliamo. Anche se Vurpal è carino come Pokémon, dai. Tanto carino quel Vurpal piccolino.
Ah, attenzione, Toyo ha la medicina per degli Psyduck. Andiamo a farlo ora, allora. Eh sì, perché non l'ho fatto vedere in video, ma c'è un posto dove ci sono degli Psyduck fermi, un po' come in Diamante, Perla e Platino. Rimedio fantastico che cura all'istante i problemi di stato di qualunque Pokémon. Viene preparato alla farmacia di Fiorlisopoli. Ah. Riesce a rimettere in sesto all'istante qualunque Pokémon. Ah, questi colori mi sembravano dei QR code per qualche ragione. Va bene, allora andiamo a consegnare la medicina sulla base del Team Diamante. Allora, bisogna andare. Tanto posso girare liberamente. Non è vero. Dunque, siamo diretti ai Ghiacci Candidi, ho capito bene? Esatto. I Pokémon regali che hai placato fino ad ora avevano ferite molte persone con la loro collera. Insomma, non avevamo scelta, ne convieni? Ma per quel che so, Avalug lì sui Ghiacci Candidi non ha fatto del male a nessuno, really? Siamo certi che la nostra intromissione sia necessaria? Ma Avalug è un Pokémon di proporzioni massicce. Non ci sarebbe da stupirsi se causasse delle valanghe. Le valanghe sono disastri naturali. Non hanno bisogno certo dell'aiuto di un Pokémon. Continuo ad avere i miei dubbi. C'è davvero bisogno del nostro intervento? E soprattutto, c'è davvero bisogno che Link affronti una missione così pericolosa? Tuttavia, si dice che i Pokémon regali soffrano molto quando soccombono alla collera. Non sarebbe dunque una cosa positiva placarli? C'è ancora molto che non sappiamo sul conto dei Pokémon regali, my dear. Quale sia il motivo della loro collera, se questa sia collegata allo squarcio spazio-temporale e se causi loro sofferenza? Quali sono le intenzioni del direttore Soruan? Cosa spera di scoprire calmando i Pokémon regali e facendo ricerche sui Pokémon? Come vivere con loro? Se così fosse, avrei solo di che rallegrarmene. Per quanto mi riguarda, ogni mia ricerca mira a creare un futuro in armonia con i Pokémon. Professor Laven... Ah, sorry. Non fate caso alle mie solite titubanze. Piuttosto, Link, torniamo a noi. Hai ricevuto la tua missione, mi sembra. Dunque non ci resta che darti manforte. Il miglior supporto che posso darti consiste nel far lottare i nostri Pokémon. Sei pronta a perdere? Non provo altro che gratitudine verso di te. Lo devo solo al nostro incontro. Sono riuscito a farmi strada nella squadra di ricerca e a lottare a fianco del mio Pikachu. Quindi... avrà... ah, altri due Pokémon, certo. Non manda quindi subito Pikachu in campo. Manda Mr. Mime, ma... meglio così. Io ho Flozzle davanti. 46, ma è fortissima. Wow. Ah, evita l'attacco. Dai, attacca ancora. Psychic. Ok, vabbè, questa è fatta. Con la coda. Bene, è andato. Ora chi manda? Ah, Pikachu. Ah, ok. Ovviamente attacca per prima. Vabbè, certo. Con la priority, ovviamente, prende il turno. Vai, Teflogen. Facciamogli capire chi comanda. Vai, attacco potente! E ora chi c'ha come ultimo? Ah, Staravia, certo. Aia! Mamma mia. Ok. Dovrei farcela, eh? Sì. Forse anche grazie al contraccolpo che ha subito, eh? Chissà. Chissà. Tu e i tuoi Pokémon sembrate fatti per lottare fianco a fianco. Cerca di non fare il passo più lungo della gamba durante la tua missione ai Ghiacci Candidi. Mi dirigerò anch'io verso i Ghiacci Candidi. Via! Ok, quindi ora io vado un attimino da un'altra parte. Devo andare all'Acquitrino? Sì, all'Acquitrino era la base. E da qui vado
Al campo diamante, eccolo qua. Eccoli qua. Ecco qua gli Psyduck doloranti. Hai trovato un medicinale? Certo. Poi con la signora che mi ha dato la medicina ci ho parlato per puro caso mentre cercavo di concludere l'episodio, però ho detto vabbè, dato che c'è la medicina. Evviva! I miei cari Psyduck sono finalmente tornati in salute! Ti ringrazio davvero per aver cercato la medicina. Alla fine voi del Team Galassia non siete cattivi come pensavo. Wow, grazie, È un rimedio segreto, hai detto? Incredibile! Il Team Galassia sarà ben fatto suo. Forse è il caso di fare un giro a Villaggio Giubilo. Ok. La richiesta comunque si attiva parlando con lei, se vi interessa. Vabbè, qui, come le altre case, Nardo e Max. Martisia. Il Team Galassia ha usato la forza per placare la furia di Cleavor. Ma sono stato io. Damon non ha mai visto il sommo Sinnoh, né sentito la sua voce. Siamo sicuri che sarà torreggente? Tu l'hai sentita? Quintilia. Ma tu sei anziana. Ah, gli Psyduck di prima. Stanno a dormire. Vabbè. Bene, direi che allora l'episodio può concludersi qui. Non ho altro da dirvi o da mostrarvi. Quindi va bene anche così. Io come sempre quindi vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione il link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!